Girato in un vero canile, pensa, dove abbiamo fatto finta che era il canile del convento. Cioè, un convento che avesse un canile era veramente fuori da ogni logica. Però diciamo che Garofalo aveva come hobby quello di allevare cani. E andammo in questo canile e lui andava a trovare questo, diciamo, personaggio che gli liberava questo mastino napoletano vero. Che c'è una sequenza secondo me abbastanza particolare, poi io l'ho riavuta in Monster Dog, Alcuni dice che Monster Dog un po' hai. Ti no? sei ricordato di No, mi questa sono serie? ricordato dei cani, perché i cani, ecco, adesso arriva Garofalo che come figura è molto inquietante, guarda, Mi pare cioè devo dire il assurdo. cane la lingua la doveva tirare fuori all'ultimo, invece l'ha tirata fuori subito. Garofalo è un attore che con te ha lavorato più Sentivamo anche le volte. cose. Sì. Che ricordo hai di lui Non solo di cose. come attore, ma anche Se come si scende persona? onestea, me ci dà un Beh, po' come meno. attore secondo me è estremamente dotato, poteva essere uno dei più grandi caratteristi italiani. Nel Come periodo, attore, questo periodo era un è stato periodo come che poteva essere regista? molto felice per lui. Disgraziatamente non aveva una faccia da Diceva poi. protagonista e Lo giardiniere secondo inglese. me in un altro tempo, in un altro Guardano periodo, se. probabilmente intorno agli anni Voglio 70, sarebbe degli stato un grosso caratterista, però se ci fai aspetti. caso. Però conta che in film come Virus, dove lui comunque non è protagonista, lui in ogni caso ruba la scena un po' a tutti. Dico appunto che c'era un grande talento, però non so, ha sprecato dietro anche una vita squiteriata, Perché insomma, si piena chiude? di Sarà lei casini, qualcuno cioè per me? un uomo tormentato. Amo. Adesso sicuramente faccio tagliare la testa Questa infatti è una a sequenza pollo perché. snuff. Bruno Mattei ha Sai che raccontato se vi che privano di durante questa parecchi sequenza, dove d'animo, che fra un poco vedremo, dove appunto parecchi Garofalo saranno. decapita la gallina con una abile Animo sei. È mannaiata, inevitabile, abbiamo visto. Garofalo non voleva farla. E Sì. infatti la mano che taglia la testa della gallina è quella del signore che appunto che vi vendette la gallina. Le galline o i polli fanno più o meno tutti quanti la stessa fine. Sì, Garofalo diceva che lui era un animalista, non avrebbe fatto una cosa del genere, in realtà perché gli faceva schifo da ammazzare, insomma, cioè. Se no, Però era quello già che conta era la la mia. recitazione, sì. Questa Ecco, mano che vediamo adesso non è la sua. adesso una scena così non si potrebbe mai fare. Beh, c'è chi le fa ancora. Eh? Non si potrebbe mai fare perché sennò, tu lo sai che in commissione censura c'è anche l'animalista che dice no, non si può ammazzare, le galline si uccidono normalmente.